Bello a tutti ragazzi, sono Dario e mi in questo mio studio della serie Tiro il Beat. Oggi vedremo come è stata prodotta Overture 3 di Lazza, da Low Kid. Ti ricomincio subito, il pezzo è scala F minor, si apre inizialmente con un sample di Chopin, che è un notturno, l'OP55 numero 1, mentre nella seconda parte poi c'è il classico switch con la melodia super dark creata da Low Kid, ci ha voluto veramente la mano di Dio a rifarla, però comunque ci sono più o meno riuscito, anche se il suono non è proprio uguale uguale, però ovviamente era impossibile rifarla al 100%. Per la reprod ho ricreato anche il notturno, su YouTube ovviamente trovate un sacco di spartiti, MIDI, gente che la suona al piano, quindi sicuramente non c'era bisogno della mia reprod per questa roba. Andremo anche un po' a analizzare, anche se non sono, cioè non mi sento in grado di andare effettivamente a analizzare questa roba, però più o meno andremo a vedere una minima analisi a livello armonico di teoria della parte iniziale del pezzo e poi ovviamente andremo a analizzare la seconda parte, che è quella che ci interessa sicuramente di più. Prima di cominciare subito, ho utilizzato il piano Noir Felt di Kontakt per la prima parte, che suona così. Credo che l'abbiano registrato quello del pezzo, ovviamente. E credo l'abbia suonato Lazza, credo, però non lo so, sinceramente. Tutto si ripete per tre barre, cambia un pochettino la top melody. Ci sono un po' di aggiunte di note qua e là, come ad esempio qui che c'è questa acciaccatura, non so come si chiami, però è molto molto figa. E poi nell'ultima barra c'è lo switch a questi altri accordi. Non ho capito bene come avviene questo switch, cioè si passa per questo accordo, poi su questo. Poi si finisce su questa inversione dell'accordo di F minor, credo, oppure si passa in modo Phrygian, sinceramente non saprei. Per quanto riguarda gli accordi, sono questi qui. La scala ovviamente è F minor, come vi ho detto all'inizio, quindi abbiamo accordo di primo grado, la tonica, che suona così. Poi abbiamo l'accordo di settimo grado con un'inversione, che serve a creare questa relazione qui tra le note più basse, molto molto interessante. Perché normalmente l'accordo sarebbe questo qui, di sharp major, mentre così diventa praticamente un'inversione con G come nota più bassa e crea questo feeling più particolare. Invece di essere così. Ultimo accordo, poi abbiamo E diminished, che sarebbe l'accordo di settimo grado della scala F harmonic minor, quindi viene preso in prestito da quest'altra scala. E inoltre c'è anche una quinta aumentata, che sarebbe questa qui, quindi ha due quinte, quella diminuita e quella aumentata. Questa roba crea ovviamente tantissima tensione. Se dobbiamo analizzare la top melody, possiamo vedere che abbiamo come prima nota la F, che sarebbe la root note del primo accordo, poi abbiamo D, che sarebbe la root note del secondo, poi abbiamo C sharp. Questa nota è super importante perché avendo l'inversione dell'accordo, e quindi avendo G come nota più bassa, aggiungendo questa C sharp otteniamo un accordo diminished. Quindi si va a unire un accordo diminished all'accordo maggiore, che in realtà andando a fare l'inversione della D sharp, che sarebbe la root note dell'accordo di settimo grado, notiamo che questo qui diventa un accordo molto simile a quello che abbiamo nell'ultimo punto, sarebbe diminished sharp 5, questo sarebbe G diminished sharp 5. Quindi molto figo questo cambio che ci permette di assaporare questo feeling particolare qui, molto molto bello. Poi abbiamo C che sarebbe la terza dell'accordo di terzo grado, suona così, e infine abbiamo l'accordo diminished con questa super tensione alla fine. Il tutto poi si ripete, l'unica cosa che cambia è qui, in cui c'è l'accordo di quarto grado invece dell'accordo diminished. E qui c'è l'utilizzo di questa F sharp che non fa parte della scala, viene fuori dalla Phrygian praticamente, dalla parallela Phrygian, possiamo dirla così, ovvero F Phrygian, e ci aiuta a fare questo switch a quest'altro accordo che credo che sia un'inversione di F minor, in cui c'è la C come nota più bassa. E qui c'è un accordo molto particolare che dovrebbe essere tipo un accordo dominante con quinta aumentata, una roba del genere. Ecco, sarebbe questo qui. E poi qui conclude di nuovo con la tonica. Ovviamente non prendete per buone tutte le mie parole per quanto riguarda questa analisi su questa melodia. Questa invece è la melodia fatta da Low Kid per il piano e la tromba che entrano nella seconda parte. Ovviamente questa è senza half time, quindi l'ho dovuta strecciare. In questa melodia praticamente si utilizza un solo accordo, che è quello di tonica, F minor. Si va a giocare sulla terza. In questo caso all'inizio è normale, una terza minore. Poi abbiamo la sus2, poi abbiamo di nuovo sus2, più l'utilizzo di C sharp, che sarebbe una quinta aumentata. In alcuni punti abbiamo l'utilizzo anche della A sharp, che sarebbe la sus4. Poi abbiamo l'utilizzo di un accordo di nona aggiunta, infatti si utilizza sia la terza che la sus2 per creare ancora più tensione. Questa ovviamente è la melodia per il piano, mentre per la tromba credo che sia leggermente diversa, infatti l'ho modificata. Sinceramente non si sentono bene tutte le varie note, quindi
quindi è molto difficile da capire come suona la melodia e quali sono le note. Nella tromba c'è anche quest'altra roba qui, queste note qui che sono semplicemente terza, sus 2 e root note. Quindi c'è questa discesa che suona in questo modo. Quindi questi sono i vari layer, adesso li faccio vedere uno a uno. E abbiamo come prima cosa Omnisphere, con questo preset si chiama Chamberlain String. Poi abbiamo una tromba, utilizzando un washout, anche perché lo Kid non ha Omnisphere, quindi utilizza molti washout, forse Contact, sinceramente non saprei. Infine ci ho messo un tremolo string che viene fuori da una bank di Kashmir, di Serum. C'entra poco e niente secondo me con quello che è stato utilizzato nel pezzo originale, però mi serviva per dare quel tocco un pochettino più simile alla melodia. E poi abbiamo gli effetti, che sono in questo caso davvero tantissimi. Ho utilizzato principalmente Halftime, Pro Q3 e poi ho utilizzato questo plugin che non credo sia stato utilizzato, però mi aiutava molto. E il Mur da Melodies con questi preset tipo Soul, che ho modificato un po', il Gamma Bell. E molto importante è questo sidechain settato in questo modo, che serve a dare ovviamente il ritmo alla melodia, perché senza sarebbe così. Quindi questa roba. Infine abbiamo un po' di Saturn per sporcarlo un pochettino. Tutto poi è stato renderizzato perché ho deciso di risuonarlo tramite Fruity Slicer per andarlo a tagliare ancora di più tramite queste funzioni attack e decay, e quindi viene fuori così. In realtà in questa roba ci ho messo anche un'altra volta il Mur da Melodies con lo stesso preset, l'ho modificato un po' e ho aggiunto un'ottava più alta. Per quanto riguarda invece lo switch al piano, ho utilizzato il The Giant, praticamente con gli stessi effetti, Halftime, Pro Q3, Mur da Melodies e Shaper Box. E il piano suona così. Diciamo che tutti i piani halftimati suonano più o meno simili, quindi potevo utilizzare più o meno qualsiasi piano, ma questo ci andava molto molto vicino. Per quanto riguarda le drums, abbiamo lo snare, uno l'ho campionato, che è questo qui, per dare il tono, diciamo, più simile possibile a quello originale. E poi abbiamo questo, che invece è un altro sample che ho utilizzato per dare un po' più frequenza al primo, che ovviamente, essendo stato campionato, aveva perso gran parte delle frequenze. Fatta nel classico, sul terzo beat. Gli hi-hat, molto molto fighi, ho utilizzato questo sample così. Abbiamo il basso, segue principalmente la root note F e suona in questo modo. Kick che segue più o meno il basso. E gli openet in reverse. E il tutto suona così. Queste due melodie continuano ad alternarsi per tutta la strofa, e in questo punto entrano anche delle variazioni a livello di drums. Infatti abbiamo l'808 che fa questo pattern molto molto figo. Questa slide, super super azzeccato secondo me per quel punto. Suona così. Poi abbiamo questi snare così che vengono statterati e reversati. E qui abbiamo il primo switch a livello di note più basse. Entra una progressione che sarebbe 1, 6, 5, 3, suona in questo modo. L'ho aggiunta anche sul piano, sulle note più basse. Questo era tutto per la reprod di Overture. Fatemi sapere se vi è piaciuta, se ci ho preso più o meno, anche se non era proprio facile. Come sempre vi ricordo che in descrizione trovate il link al Patreon se volete scaricare l'FLP, i sample pack e guardare i video aggiuntivi. Link a Beatstars se volete acquistare i miei sound kit o beat. E Instagram se volete seguirmi per tutti gli aggiornamenti su live, nuovi video, eccetera. Bella, al prossimo video.